Dico una cosa scontata, cioè che gli agi della vita rendano l'esistenza più tranquilla e felice. Iniziare bene la mattina ti predispone bene per il resto della giornata. Non so se lo sentite perché sto registrando dal mio cellulare, quindi il suono, ve ne sarete resi conto nelle ultime giornate, non è dei migliori. Però in sottofondo c'è il rumore della piscina, questo lieve rigoglio dell'acqua che va avanti e indietro dentro questa piscina, molto bella, molto grande. E, come vi ho già detto, sono in un villaggio turistico, deserto, quindi è come se fossi io qui da sola, se ce l'avessi tutto per me. E tra i vari benefits di questo posto c'è una piscina. Io sto iniziando le mie mattine facendomi le vasche, che è una cosa che mi manca molto fare, perché a Cagliari non c'è una piscina dove si può semplicemente andare a fare vasche. Si può accedere alla piscina, ma bisogna iscriversi a un corso per nuotare, quindi non c'è accesso libero alle piscine, semplicemente per fare vasche. No, ho iniziato con questa considerazione ovvia. Perché quando mi trovo ad avere lussi che di solito non ho, mi rendo conto di quanto mi farebbe piacere averli anche a casa, questi lussi. O meglio, mi rendo conto di come veramente ti cambiano il resto della giornata. E poi a volte mi viene anche da pensare, ma chissà come sarà a vivere quando si è straricchi e si hanno un sacco di persone che ti puliscono casa, ti cucinano, svolgono tutte quelle mansioni antipatiche come andare per uffici. Chissà che cosa si prova a essere Madonna, non la Madonna dei Cieli, ma quella cantante che ha, mi pare di aver letto una volta che addirittura oltre a tutto il personale di servizio ha anche dentro casa una parrucchiera, una manicurista, un estetista, per cui quando io mi faccio la doccia, Madonna chiama invece la sua parrucchiera e dice: mi devo lavare i capelli, fammi la piega. Chissà com'è vivere così. Sono mondi a noi completamente sconosciuti, o meglio, ai più completamente sconosciuti, e sono affascinanti, affascinanti esattamente come pensare come potrebbe essere la vita su un altro pianeta o come potrebbe essere la vita, sì, se si fosse nati in una situazione completamente diversa. E a volte questi paragoni, assumono anche degli aspetti cupi. Perché da qui a pensare cosa sarebbe vivere come vive Madonna, a pensare come sarebbe vivere come una delle tante donne in Afghanistan oggi, il passo è breve, è terrificante e fa paura.